qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione! Bella a tutti ragazzi, sono Sergio Adele, bentornati sul mio canale. Eh sì, ragazzi, è impossibile, è veramente successo. La Roma è riuscita a eliminare Barcellona, ovviamente eliminazione storica, da una squadra che comunque in campionato sta avendo molte difficoltà. Ha perso con la Fiorentina domenica, ha perso con l'Atalanta, ha perso contro il Milan, insomma. Una squadra che quest'anno non riesce sempre a raccattare tre punti, però ragazzi, ci ha messo il cuore. Di Francesco l'ha detto a fine partita: io non ho dormito dopo la partita con la Fiorentina per pensare come giocare questa qui, e ci è riuscito. Ci è riuscito in un'impresa veramente che probabilmente tra 20-30 anni ci ricorderemo ancora, come il Leicester che ha vinto il campionato. Allora, è successo esattamente ieri, tra un'ora comincia anche Real Madrid e Juventus, che ovviamente tutti seguiremo sul canale 20 della Mediaset, e ovviamente voi troverete il video pubblicato giorni più avanti, perché i tempi sono quelli che sono. E ci tengo a precisarvi che ovviamente io non so il risultato adesso di Real Madrid e Juventus, perché non è ancora cominciata, però voi che vedete il video lo sapete già. Quindi sapete già che se la Juventus dovesse riuscire nell'impresa anche stasera, troverete un altro video di reazione del web sulla partita di Real Juventus, se ciò dovesse accadere. Se invece non ci fossero tante reazioni, ovviamente il video non lo farò. Ho passato la giornata di oggi, come forse già detto, a recuperare tutte le foto possibili. Ne ho recuperate un centinaio, tutte le meme, foto, battute. Ve ne metto una trentina in questo video, perché sennò poi è troppo lungo. E vi metto anche qualche spezzone di partita, dove magari c'è stata la telecronaca dei tifosi della Roma, delle radio della Roma, che l'ho guardato già a pranzo, ragazzi, veramente è venuto alla pelle d'oca. Io sono milanista, sono contento della Roma, ho tifato loro, per loro ieri sera. Stasera, ragazzi, auguro il meglio alla Juventus, lo dico, auguro il meglio a loro. Però anche se vi dico che non ho potuto vedere la partita, perché sto in una città dove c'è un altro sport, in cui c'è un altro quarto di finale molto importante, e quindi ho dovuto seguirla con gli auricolari via radio. Allora, ci tengo comunque a mettervi, oltre alle spezzoni di partita di tifosi a Roma, anche la live reaction di Gabbomen. Gabbomen è un canale che seguo da tanto tempo, e non è che mi sta chiedendo pubblicità, per carità, anzi, siccome mi piace, ve lo propongo. C'è il link in descrizione del video, ragazzi, iscrivetevi a loro, lasciategli un mi piace. Anzi, di più, oltre a questo, spero che questo video li possa raggiungere e possa, insomma, capire che hanno un fan che gli segue, che sono io. Allora, partiamo da queste reazioni del web. Ovviamente sono, come ho fatto vedere prima, tantissime. Mettervene tutte 100 in un video, ragazzi, che poi dovrò editare più tardi durante la partita, mi sembra un po' possibile. Quindi ragazzi, cioè, partiamo da questo tabellone 3-0. Parla veramente, ragazzi, da solo. Parla da solo questo tabellone. Andiamo avanti. Quando Roma fa il terzo gol e c'è la meme di Messi. C'è la meme di Messi, ragazzi, perché l'anno scorso più o meno questa è la stessa faccia con cui è uscito dal campo ieri sera. E ovviamente forse lui e Iniesta sono quelli che hanno avuto veramente la faccia più spenta, la testa più bassa a fine partita. Poi c'è sempre la foto di Totti che stra il Barcellona. Ovviamente chi l'avrebbe pensato che sarebbe andata a finire così. In questa pagina, I was born to be a Madridista, pagina ovviamente della Madrid, anche se io credo che sia più una pagina contro il Barcellona che a favore della Madrid, un po' specie di ras della fossa. Once there was a lion and a sheep, both went to Italy, you know the rest of the story. Una volta c'era un leone e una pecora, sono andati tutti e due in Italia e sapete il resto della storia. Che uno ha grandi possibilità di andare in semifinale stasera, l'altro l'aveva, però l'ha bruciata. Quindi la partita non è ancora iniziata, quindi ragazzi, meglio mettere dei freni. Sempre questa pagina, adesso capisco perché Totti stava ridendo quel giorno. In effetti tutti i torti non li ha. Andiamo avanti, anche questo qua ce la propone la pagina dei Football Arena, in cui ovviamente i tifosi di Barcellona sono andati lì praticamente per godersi la festa post qualificazione, invece tornate a casa con un bel amaro in bocca. E qui ancora la pagina del Real Madrid ci propone l'ufficiale di Ronaldo con il Barcellona a posto del pallone. Molto simpatica questa meme, forse neanche troppo offensiva. Qui gli autogol, anche loro ragazzi vi consiglio di seguire, ma hanno 2 milioni di iscritti, quindi credo che li seguirete già. Quindi bastava stare nella porta giusta e De Rossi a mano l'asso, ovviamente, che comunque ci ha voluto un
po' per capire che sono gli stessi due che hanno segnato l'autogol all'andata, che comunque, ripeto, all'andata non ha giocato malissimo la Roma, anzi, complimenti. Secondo me ha giocato molto peggio la Juventus contro il Madrid, che sia ragazzi la Madrid, il Galacticos, già di per sé, insomma. Andiamo avanti, Coutinho che è in su Barça to win the Champions League. Sono venuto a Barcellona per vincere la Champions League, ovviamente Jurgen Klopp, che anche lui ha passato sonoramente con un risultato aggregato di 5-1 il Manchester City, che anche lì spendono milioni, milioni, milioni per vincere questo titolo, e sono usciti. Quindi, caro Coutinho, prossimo anno ci rivediamo. E questa invece è la pagina del milanista medio, che dice: avevate zero possibilità di passare fin dal girone, avete fatto vedere al mondo intero che chi siete davvero. In effetti lo avevano Atletico Madrid e Chelsea nel girone, ragazzi, e sono riusciti a passare per primi. Complimenti alla Roma, quella, anche quella rimonta sul Chelsea a ottobre-novembre, strabiliante. Complimenti Roma, siete delle maledette leggende. Chapeau. Spero che possiate diventare a Kiev la quarta squadra italiana a poter alzare la Champions. Adesso sognare non costa nulla. Forza Roma, noi milanisti siamo con voi. Io sono un milanista che è con voi, ragazzi. Tifosi della Roma, io vi dico che ho un compagno di calcetto romanista, non ha scritto niente tutta la partita. L'unica frase a fine partita è stata: la Roma non si tifa, la Roma si ama. Punto di vista, io amo il Milan. La posso tifare a Roma al Champions League, però la mia fede, ragazzi, rimane sempre rossonera. Anche qua si va avanti. 480 milioni spesi del PSG fuori gli ottavi, 390 milioni spesi per il Barcellona fuori quarti, ovviamente anche con il fatto di aver venduto Neymar, 320 milioni spesi del Manchester City fuori quarti pure loro contro il Liverpool, che comunque in confronto ha fatto un mercato molto più basso, molto più mirato, e a momenti vendevano pure lo stucco dei muri e sono in semifinale a Roma. In effetti sì, perché a questo punto viene da pensare se giocatori come Salah o magari 3 anni fa Romagnoli fossero rimasti a Roma, come sarebbe la situazione? Anche Szczesny alla fine, che comunque alla Juventus, a parte come ha posizionato la barriera col Benevento, ragazzi, non sta facendo una brutta stagione, per carità. Andiamo avanti, rimonta di Roma contro il Barcellona Sport Boys, rimonta di Fantozzi contro Cattelani Sport Men. Sempre, ragazzi, riferimenti a questi film che ogni volta che vedo, ragazzi, mi viene il mal di pancia da ridere. Andiamo avanti, questa è la foto che pubblica la pagina ufficiale della Serie A, perché sono le parole di Lorenzi e del Rossi, sono molto toccanti. Sapevamo di poter fare il miracolo, questo risultato fa una storia, la Roma. È stata una delle gioie più belle da quando sono qui, è stata una della gioie, errore grammaticale. Ora dobbiamo giocarci la competizione fino a fondo. Daniele ha molta ragione, perché comunque adesso, cioè, sei lì, non puoi tirare in barca adesso. Se perdi è perso, ma comunque nella storia ci sei, e soprattutto nella tua storia. Andiamo avanti. Qui la pagina Globo finché il campo, una pagina juventina, ci propone Sarri: come ha fatto a Roma con 172 milioni di fatturato a battere Barça con 948 milioni di fatturato? In effetti sì, cioè è 8-9 volte il Barcellona ha fatturato da Roma, con diritti televisivi e tutto quanto, quindi vi lascio immaginare. Avanti, invece questa, il smaggio, che invece l'ho trovata sulla pagina Tutti Uniti contro l'Inter, lascia Roma per andare a una squadra di merda. Roma in semifinale di Champions, io non credo, cioè, merito di Francesco comunque Spalletti. Vi assicuro, ragazzi, che non sta facendo male all'Inter, solo che deve un po' entrare nel sistema. Ha avuto quel periodo, però, ragazzi, sono sicuro che Spalletti sarà, rimanendo tanto all'Inter, ragazzi, potrà levarsi delle soddisfazioni. Da milanista mi dispiace questa cosa, però la devo ammettere. Andiamo avanti, man mano l'asse De Rossi non giocavano con noi all'andata. È sempre il solito meme di Messi, tanto avete già in sovraimpressione. In effetti hanno cambiato squadra di turno. Non so cosa dirvi, ragazzi. Quanto dicono che la Roma passa il turno? Queste sono delle prime meme, prime. Veritiere, molto veritiera. Comunque, ragazzi, io non ci ho scommesso niente, anche perché eravamo in macchina, stavamo andando alla partita e sento su Radio Sportiva le informazioni, no? Ecco, ma la Roma gioca con la difesa a 3. Cioè, devi evitare di prenderne, giochi con la difesa a 3.
343 modulo che quando l'ho usato il Milan l'ha preso dal Benevento. E ragazzi, ha funzionato molto bene, e molto bene per loro. Andiamo avanti. Questa è fanpage.it. Hanno sbattuto fuori Atletico Madrid, hanno sbattuto fuori il Chelsea, hanno sbattuto fuori lo Shakhtar, forse il male minore tra tutto quanto. Hanno sbattuto fuori Barcellona di Leo Messi con la rimonta storica. Sì, la Roma è tutto vero, il tuo sogno continua, l'Italia è fiera di voi. Pienamente ragione. A fanpage.it, ragazzi, ci sono ancora molte altre immagini da farvi vedere. Qua, questa mi piace, questa mi sembra sia Terrasse della Fossa, però non ne sono sicurissimo. Quando sei juventino, fai complimenti a Roma per l'impresa fatta in Champions League contro il Barcellona. Juventini ieri sera, sono tifoso juventino, anche la radio, sono tifoso juventino, io faccio i complimenti, però si vede che alla fine comunque li brucia sotto. Ho letto anche stati su Facebook, tipo, di amici. Voglio vedere se domani lo fa anche la Juventus e se dite bravi. Non lo so, ci sta che io lo dica se ciò succedesse veramente. Andiamo avanti. Everyone eliminated in the same night. Tutti eliminati la stessa notte, Suarez, quello sia Dembélé e Coutinho. Non sono sicuro se quello sul fondo sia Dembélé, però è vero, tutti eliminati la stessa notte. E questa ce la propone FansFoot, una pagina da qualche milione di like su Facebook. Questo tifo pazza Inter, però l'ha già pubblicato altre pagine. Trepere e torna a casa Messi. Molto bella questo Photoshop e questa, diciamo, è la ciliegina sulla torta, anche se ne mancano ancora tante, vedete la lunghezza del video. Quando lui e allora tu, quando Marquez fa l'ennesimo errore contro Rossi, l'ennesima stupidaggine, l'ennesima scorrettezza contro Rossi, e viene ripagato con la stessa moneta esattamente 3 giorni dopo, giustamente così, 2 giorni dopo, giustamente così, giusto. Andiamo avanti. Quando vai a stringere la mano dei tuoi prossimi avversari, queste sono delle più belle, in effetti sì. Che questa meme di Messi che ha fatto il giro del web l'anno scorso, anche questa è di Francesco, che nasce, cresce e ignora, che lui ci coglie sempre con le battute. Ragazzi, appena vedete la porta tirate, Barcellona-Roma 4-1, 2 autoreti, appena vedete la porta avversaria però, c'è così, Roma-Barcellona 3-0. Ci ha beccato in pieno, e questa la faccia di Busquets, quando, ovviamente foto vecchia, questa Champions sulla manica credo sia dell'anno di Ibrahimovic, quindi 2009-2010, quando la palla, ragazzi, ma è rete, col gol di Manolas. E questa, se è vera tanta roba, questa è della pagina ufficiale della Roma Twitter. E io non uso quasi mai Twitter, anche se avete sempre tutti i link, però insomma vuol dire che sono contenti. Noi ridiamo e scherziamo, questi due hanno fatto 4 gol in 2 partite a Barcellona, è vero. Manolas chissà, ha fatto pochi gol in campionato dopo la fatica in Champions League. Invece qua Troll Serie A Team, anche che era la pagina anche tra me prima, quando la Juventus ha vinto 3-0 con Barcellona, due di speciale hanno vinto contro il Barcellona peggiore degli ultimi 20 anni, però quando ci ha vinto la Roma, impresa colossale, Barcellona dei Marziani umiliato da una Roma perfetta. È vero, però c'è anche da capire che il tasso tecnico tra Roma che è quinta e Juventus che è prima di quasi 30 punti, insomma, credo che sia piuttosto notevole. Andiamo all'ultime tre, ragazzi. Chi di rimontata ferisce? Di rimontata ferisce, però quando il Barcellona ha ferito di rimontata, credo che ci siano state qualche scorrettezza, qualche sviste arbitrali un po' troppo eclatanti. La penultima, quando ti chiedono come si difende, e in effetti è vero, anche perché io credo, è una cosa che provo anche a FIFA quando gioco con amici online, che se te vinci e imposti il difensivo, secondo me non è scontato che ti vada bene la partita. Cioè, secondo me uno deve, se trova un ritmo, se faccio 4 gol con un ritmo, è vero, è stancante, però mantenendolo magari, faccio il quinto, al massimo ne prendo uno. Ma se gioco difensivo, secondo me gioco anche con la paura. E secondo me giocare difensivo, anche a difesa oltranza, a FIFA, secondo me non è sempre una cosa che funziona. Anche se chi vede la mia carriera la metto sempre. L'ultima è della pagina Sporty is in my mind. Ma se posta pesi di Rossi e Manolas, con chi minchia giocano sempre la società di Messi. È fuori gioco. È buona? Mettila in mezzo bene. No! Va bene, angolo. Ah, regà, metteteci l'anima. Oh.
un metteteci l'anima, ve prego, l'anima gol. Uno, poi potete pure non più farli per il resto della stagione. Uno su calcio d'angolo, eccolo. Contro lo Shakhtar, va col mancino in mezzo, deviazione, sono tre, sono tre, sono tre, 3-0 Roma. Manolas alle 22:22, Manolas fa 3-0. Parte Under, eccolo il cross, dalla bandierina, la palla arriva in mezzo, Manolas, Manolas, il 3-0 della Roma, Fontas Manolas tramuta il sogno in realtà, il difensore greco taglia sul primo palo, la spizzicata sul secondo, però preferisce andare, eccolo, Under, angolo, primo palo, colpo di testa. Ci credo! Attenzione a questo pallone messo dentro, interessante. Video è finito, vi ho fatto vedere sia le live reaction di Gaboman e di Carlo Zampa e degli altri tecnici della Roma. Vi invito a lasciare un like e iscrivervi. Lo so, con la carriera di Benevento tornerò, per chi è già iscritto ragazzi, tornerò con la carriera di Benevento, non vi preoccupate, è già registrato l'episodio 8, però ho molte cose da fare, già tanto si riesce a editare questo stasera. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, che sarà una sorpresa sul Milan, ve lo spoilerò, sarà una sorpresa sul Milan, a parte ragazzi serie di Assassin's Creed e GTA che comunque continuano avanti da sole in perterita, anche praticamente senza internet. Grazie ragazzi, come detto iscrivetevi, magari evitassi di fare danni ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.